Restano comunque essenziali gli elicotteri per garantire le comunicazioni coi centri montani ancora isolati. Grave anche in prospettiva la situazione di Bormio. Vedete nelle immagini l'intervento dei soccorritori per ripristinare un minimo di comunicazioni sul fondovalle. Dicevamo di Bormio, isolata dal versante del lago, dalla direzione verso Milano, con chilometri di strada scomparsi, mangiati dall'Adda. È collegata a nord verso lo Stelvio, ma questo inverno non si sa bene cosa potrà accadere. Parlavamo comunque di paesi ancora isolati, di centri colpiti, dei maggiori centri colpiti qui in Valtellina. Abbiamo raggiunto stamane Sant'Antonio Morignone, ecco, possiamo nel frattempo prepararci a cambiare le immagini. Vediamo ora questa significativa testimonianza raccolta dal collega Maurizio Losa. È un servizio che è giunto pochi minuti fa in questa postazione improvvisata, cerchiamo di mandarlo in onda. Contando su un montaggio rapido ed improvvisato, possono partire le immagini significative per la prima volta da Sant'Antonio Morignone. Quelle che state vedendo sono le immagini di Sant'Antonio Morignone, o meglio, quello che rimane di Sant'Antonio Morignone travolto dalla furia delle acque. Qui in pratica tutto è stato completamente sommerso. Abbiamo con noi Dario Velushek del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Cosa c'era dove ora c'è solo fango? Qui c'era un grande prato e qui c'era una strada che collegava il Sant'Antonio con quel paesino di là che è stato sommerso completamente. È venuta giù una frana là in fondo che ha formato un lago enorme e qui praticamente l'acqua tornava indietro e ha ostruito tutto questo paesaggio qua di Sant'Antonio. Ecco, si dice che sotto il fango ci siano decine di macchine. Sì, sotto il fango, sotto quella frana là ci saranno sicuro 30 macchine che erano parcheggiate dalla gente che scappava su per la montagna, ha lasciato le macchine lì nel parcheggio. Purtroppo il parcheggio non c'è più, tutto sommerso dalle frane. Si continua a lavorare a Sant'Antonio Morignone, i militari sono impegnati, cercano continuamente di liberare dal fango le case. Vedete su questo muro i segni evidenti di dove è arrivata l'acqua tra sabato sera e domenica. Sono 2,5 metri abbondanti sopra il livello della strada, questa è la via nazionale, la statale 38. In pratica la statale 38 termina qui, a pochi metri di distanza da noi ora c'è solo l'acqua, il letto del fiume ha travolto totalmente tutto, è un mare di fango e di acqua che sta portando continuamente a valle di tutto. Vedete una cabina telefonica quasi completamente sommersa, sono immagini eloquentissime della tragedia della Valtellina, di questo paese, Sant'Antonio Morignone, decisamente uno dei più colpiti da questa tragedia immane che ha colpito questa parte dell'Alta Lombardia. Questa è la sua casa? No, non adesso. Sì, la mia casa. Come si chiama? Bertolina. Era qui quando è successo? No, siamo andati via prima. Siamo andati via verso le 6:30, no, di domenica, di sabato sera. Perché l'acqua scendeva forte? Sì, non era ancora molto forte, ma sono venuti a farci andare via. E lì non abbiamo potuto andare via con la macchina perché non mi partiva. E avevo la Jeep dentro lì, ho messo dentro anche la macchina dietro, poi siamo andati via con un'altra macchina e ciao. Situazioni ancora drammatiche dunque, questo ci porta alla tragica contabilità delle vittime. Quanti sono alla fin fine i morti? È polemica sull'argomento aperta. C'è la contabilità burocratica che dice 12 corpi ritrovati e 11 dispersi segnalati qui in Valtellina. Ma la Protezione Civile e molte testimonianze parlano di altre persone scomparse, ma per prenderne atto, per avere un quadro definitivo, occorrerà evidentemente tempo. Vediamo comunque qual è per ora la situazione dei vivi, quali i loro bisogni oggi e quali le loro prospettive per il domani. Abbiamo intervistato il sindaco di Sondrio come portavoce dei rappresentanti della gente della Valtellina. Vediamo ora questa intervista. Sindaco, superata l'emergenza, le prospettive per questa Valtellina martoriata? Ma le prospettive evidentemente sono molto difficili, anche perché credo che nessuno ancora abbia chiaramente le idee di quello che è successo. Certo, certe difficoltà, l'isolamento che c'era anche non per motivo delle frane, con quell'unica strada, se così si poteva ancora definire, di collegamento con il resto della Lombardia, vale a dire Milano, sembrava ormai un fatto superato.
si pensava di riuscire a riconquistare certe posizioni sia in campo turistico sia con possibilità di migliorare gli insediamenti di carattere industriale, di carattere artigianale, di creare un'economia un po' diversa, e ora mi pare torniamo da capo, abbiamo la strada ma abbiamo tutto il territorio completamente messo sotto sopra. Non sappiamo di che cosa vivrà la nostra gente in questo periodo. Ci sono necessità di interventi di ricostruzione, ma ci sono problemi economici per famiglie che vedono distrutto il loro lavoro, che vedono in un colpo solo cancellate tante iniziative, tante piccole entità economiche che negli anni, a sforzo di sacrifici e di risparmi, sono andate formandosi. Sindaco, si sente di fare a nome degli altri amministratori di questa valle con una miriade di piccoli comuni un appello all'opinione pubblica, alle forze di governo per reclamare la cosa più urgente, più importante per questa vallata? Vede, qui la mentalità nostra di gente della montagna è sempre stata quella di cercare di pietire il meno possibile e di cominciare ad operare con le nostre forze. Oggi lo stiamo facendo per un momento di emergenza, ma le nostre forze sicuramente non sono sufficienti. Quindi penso che la nazione debba guardare a questa provincia non tanto per l'entità della popolazione, che è poco, rappresenta un quartiere della metropoli lombarda, ma guardi per l'estensione del territorio e soprattutto quello che può accadere in questo vastissimo territorio e ricadere sulla testa non soltanto degli abitanti qui, ma come conseguenze di tutti questi catastrofi che possono avvenire, riportare delle situazioni gravissime su tutto il resto, anche verso la pianura, verso Lombardia, con quello che succede nei fiumi e con quello che ne deriva di conseguenza anche alla pianura stessa. Quindi salviamo la Valtellina. Completiamo ora la nostra cronaca dalla zona alluvionata vedendo cosa sta accadendo nel Comasco. Il servizio del collega Giancarlo Gioielli. Due metri e mezzo di acqua sopra lo zero idrometrico, un metro e mezzo oltre il limite di guardia. Il centro allagato, carogne di animali, rifiuti che galleggiano nelle vie. Como registra con amarezza questo triste record storico. Mai il lago, che riceve l'acqua dell'Adda dopo che il fiume ha attraversato la Valtellina, era salito fino a questo punto. Fortunatamente, da ieri sera la situazione sta sia pur lentamente migliorando. L'acqua defluisce nonostante i violenti temporali della notte. Ora entrano in città 700 metri cubi d'acqua al secondo, ne escono 910. Il deflusso dunque è costante e questo, si spera, dovrebbe a poco riflettersi sulle zone allagate della Valtellina. Il lago funziona come una gigantesca pompa, se diminuisce l'acqua dell'Ario verrà risucchiata a valle anche l'acqua che ha invaso la provincia di Sondrio. Le strutture di emergenza, come le paratie erette davanti ai negozi, hanno retto nella maggior parte dei casi, evitando danni maggiori. Como, tuttavia, resta una città disastrata. È stata chiesta la dichiarazione di zona colpita da calamità naturale. 100 miliardi. È una prima stima, una prima cifra, sia pur provvisoria, dei danni. Continuano intanto gli interrogativi sulla prevedibilità della catastrofe e sulla cura e l'attenzione dovute al territorio per evitare che ad ogni ripetersi di piogge torrenziali si debbano contare decine di morti. Vi proponiamo l'opinione del professor Biancotti dell'Università di Torino. La sola incuria dell'uomo non può giustificare una tragedia come quella avvenuta in Valtellina. C'è chi pensa che le ragioni siano diverse, come il professor Biancotti, che è uno studioso della geologia, della natura del suolo, del terreno, della Valtellina. Ecco, professore, qual è secondo lei il motivo di questa tragedia? Ma direi che ci sono tre ordini di motivi. Un motivo naturale. La Valtellina è interessata a intensi sollevamenti da almeno 14.000 anni a questa parte. I fondi valle sono molto inclinati, i versanti sono molto instabili e di conseguenza è normale che a eventi di precipitazione particolarmente intensi si abbiano dissesti, frane, alluvioni. Il secondo motivo è di ordine storico. La Valtellina, come peraltro la massima parte delle nostre montagne, da secoli è sottoposta ad un intenso disboscamento per l'eccesso di popolazione che nei secoli scorsi c'era in montagna. Il terzo è di ordine attuale.
l'eccesso di costruzione e di urbanizzazione della montagna. E possiamo dire che qui molto si è fatto in Valtellina. Gli studi sono numerosi, si conosce addirittura lo spessore dei sedimenti recenti dovuti per l'appunto all'erosione del deposito. La regione Lombardia ha una buona carta di dettaglio in cui sono evidenziate, almeno in parte, le zone a rischio. Interventi ne sono stati fatti e anche opere di notevole importanza. C'è da dire una cosa però. In Italia la cultura della montagna, dell'instabilità, dell'evoluzione del territorio è una cultura estremamente giovane, che data potremmo dire da dopo l'alluvione di Firenze del 1966. Molto si è fatto in questi quattro lustri, molto resta ancora da fare.